Ogni esperienza deve lasciare il segno. Abbiamo raggiunto lo scopo. Si dichiara soddisfatta la dirigente scolastica dell'Istituto Falcone Scauda, Maria José Abilitato, al termine dello spettacolo La materia dei sogni, in scena lo scorso venerdì al Teatro Magma di Torre Annunziata. Momento conclusivo del progetto ministeriale Piano delle Arti, realizzato in rete con l'Istituto Comprensivo Castaldi Rodari di Bosco Reale, diretto sempre dalla preside Abilitato. Il progetto, così come ci hanno detto i nostri ragazzi, è riuscito, ha raggiunto lo scopo. Voglio solamente precisare che il Campania è l'unico progetto che è stato finanziato, quindi è stato riconosciuto meritevole di finanziamento. In tutta Italia questo percorso progettuale, piano delle arti per avvicinare i giovani alle arti, sono stati pochissimi i progetti finanziati. Quindi questo innanzitutto mette in evidenza la capacità progettuale di un istituto che tende unicamente al meglio. Coinvolti gli alunni delle classi prime, sezione DE di scuola secondaria di primo grado del plesso Scauda, guidati all'apprendimento delle prime tecniche teatrali dagli esperti Liberato De Martino e Donatella Faraone Mennella dell'associazione culturale Balaganchic e alla conoscenza della storia e dell'archeologia del territorio dagli esperti Enrico Di Maio e Alessandra Panariello dell'associazione GAT di Torre del Greco. A supportare i giovani nel percorso di formazione le docenti tutor Teodora Giuliano e Patrizia Scione, le docenti figurative Laura Accardo e Marina Sorrentino. Ci interessa il loro star bene e loro vivere le esperienze in una maniera significativa. Significativa vuol dire quella maniera che lascia il segno, lascia l'impronta. E io ho visto in loro, per il modo come hanno gestito il parco, che non è semplice, assolutamente, anche perché non è che hanno fatto tante prove. Il nostro intento non era quello di formare degli attori, di avvicinare all'arte teatro, senza dubbio. E perché no? Se in loro c'è la scintilla dell'attore, ecco, dare loro la possibilità di sperimentarsi, di provare e perché no? Di scegliere, ecco, la loro via, la loro strada. Ma già il fatto di saper stare in un teatro, di saper contenere le loro emozioni, di saperle esprimere in una maniera, quando noi adulti molte volte non le sappiamo esprimere, non riusciamo ad avere rispetto per quello che è la partecipazione, la festività, a volte anche privandosi di qualcosa. Ora vogliamo a tutti i costi gestire, presenziare, esserci nella maniera e nei modi. Allora io penso che se essere buoni cittadini parte dal nostro stare insieme, quotidiano, nelle aule, nella scuola, in famiglia, in una sala di teatro, diciamo, anche di dimensioni un po' più contenute, in un momento in cui dobbiamo fare attenzione alla sicurezza delle distanze. Allora, ecco, probabilmente questa modalità ci permette di stare meglio insieme. Gli alunni, oltre ad essere impegnati in attività laboratoriali, hanno assistito a due spettacoli teatrali di genere diverso per essere educati alla visione attenta e partecipata e hanno effettuato due visite guidate presso il Parco Nazionale del Vesuvio e a Villa Campolieto e a Villa delle Ginestre, nell'intento di approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista paesaggistico e storico. Presenti in sala i genitori degli alunni che, entusiasti, hanno applaudito i piccoli attori in erba. Questo progetto ha permesso la realizzazione di un mio desiderio. Questo è stato proprio un mio desiderio. Mettere insieme due scuole, quindi l'idea progettuale della rete, la Falcone Scauda, con l'istituto che io quest'anno ho avuto in reggenza, e quindi mettere insieme quello che è la mia massima espressione come dirigenza e fondere, mettere insieme esperienze diverse, mi dovete credere, è stato bellissimo vedere questa visione.